Ma a porte chiuse non ci sono proprio dubbi e si giocherà a porte chiuse anche in Europa fino almeno alla fine dell'anno. Quindi questo è già, come dire, un sacrificio grosso per tutti quelli che amano il calcio e soprattutto per i calciatori, perché giocare in uno stadio vuoto è come recitare in un teatro senza spettatori, insomma è qualcosa di infinitamente triste. Però se guardiamo alle cifre, visto che lei dice è un fattore economico, il calcio fattura quasi 5 miliardi in Italia. Di questi 5 miliardi, quasi la metà sono forniti dai diritti televisivi. Se non si gioca, e questo evidentemente non viene trasmesso, con tutto poi, anche in questo momento ci sono dei contenziosi notevoli, perché senza entrare troppo nei dettagli, ma Sky non ha pagato l'ultima rata anche con delle ragioni, ma insomma la Lega gli ha fatto causa e quindi voglio dire, al di là del fatto economico, non è che lo risolviamo proprio così immediatamente. Detto questo, giusto per guardare che cosa succede in Europa, i tedeschi hanno ricominciato a giocare, i danesi anche, i polacchi cominciano domani, i portoghesi cominciano il 3 di giugno. Gli spagnoli il 12 e gli inglesi il 17, quindi evidentemente che stanno proprio fuori delle Big Five della UEFA diciamo dal campionato che hanno cassato lì, sono stati Non era francesi. possibile più. Secondo me non era proprio possibile, tra l'altro vedremo ancora esattamente, io ho visto un'ansa di poco fa in cui il protocollo presentato dalla Federcalcio e dalla Lega al ministro, quindi al governo, è stato apprezzato, ci saranno ancora dei cambiamenti in corsa. Io quello che vorrei dire però ancora è prendete una decisione per il calcio femminile, perché tutti sono stati in qualche modo indirizzati, la Lega Nazionale Dilettanti ha detto che non si gioca più il campionato dilettanti, quindi la Serie D. A, B, C e giocano, le uniche che sono rimaste nel limbo di una non decisione sono le nostre amatissime ragazze della Serie A, che peraltro hanno solo 6 partite da recuperare. Quindi chiedo per Certo, favore di decidere per le ragazze. assolutamente sì, hai ragione. Tra l'altro noi, Saragama, campionessissima del calcio femminile, ce l'avremo ospite lunedì prossimo, ma torniamo alla